due figli, Anna Maria e Lorenzo, tre nipoti, ma anche un piccolo pronipote che è arrivato da 4 mesi. Una vita di amore, onestà e lavoro, quella di Luigi Nanni. Ha scolpito, tutti lo chiamano il maestro Nanni, che ha spento 100 candeline, festeggiato dalla comunità di Collettara e Scolpito, che ha voluto dedicargli un'intera giornata. Dopo il 51 ho commentato l'insegnamento andando fuori dal comune. Sono stato a Montreal, a Ville di Fano, Civitella Alfedena, Barrè, a Ovi, tutti i paesi della Marcia che ho girato. Fino a quando poi trasferito a Ville, dove sono rimasto e sono andato in pensione. E a fianco c'è la signora Ludovica, una maestra pure lei che ha sposato un grande amore che è durato tutta la vita. Sì, è vero. Beh, ci siamo voluti sempre bene. Prima la messa in paese celebrata da Dondino, poi un pranzo tra parenti ed amici nel centro polifunzionale di Collettara, una festa per tutto il paese e tutti gli amici per l'arrivo della torta, in cui c'erano tutti i momenti più importanti della sua vita in fotografia. Accanto a lui, l'amata moglie Ludovica, l'amore di una vita. Oggi Luigi ancora lavora nei campi e scrive addirittura poesie che recita a memoria. È lo storico maestro che ha formato generazione e generazione di alunni, ma non solo, perché fu anche il primo sindaco di Cagnano Amiterno, il comune dove è nato nel 1919. Io non ho fatto male a nessuno. Ho agito sempre nella più bella serenità, volendo bene a tutti, e ho contribuito a dare una mano per tutte le situazioni. Nato a Cagnano, Luigi si trasferì all'Aquila per frequentare la seconda elementare perché il papà era impiegato nelle officine grafiche Vecchioni. A causa della malattia del padre contratta in guerra, però, venne affidata ad uno zio prete, Lorenzo Nanni, che lo accolse nella sua casa canonica nell'abbazia benedettina di San Bartolomeo a Scolpito. Ma nel 40 anche lui venne chiamato alle armi a causa della guerra ed entrò nella nona compagnia sanità, sezione portaferiti, prima a Bitonto e poi a Bari. Un'esperienza drammatica quella, perché corse molti soldati che arrivavano feriti dal bombardamento nella ritirata dell'esercito tedesco all'ospedale da campo di Cassino. La carriera di insegnante è stata lunghissima e lo ha portato in varie parti che ricorda ancora a memoria, ma Ville di Scolpito l'ultima tappa della sua carriera. E lì anche l'amore. A Scolpito incontra Ludovica, anche lei maestra e la sposa. E con lei, da una vita piena di amore, nascono due figli. Nella giornata dei festeggiamenti c'è stata anche la buonissima cucina del ristorante Roma di Amatrice, che ha deliziato tutti i palati con la matriciana. Tante persone hanno voluto rendergli omaggio, gli amici del paese, ma anche la municipalità, con il sindaco Marco Giusti, ha voluto dare un riconoscimento a questo illustre concittadino che tanto ha fatto per il paese e per le generazioni di studenti che sono passate attraverso di lui. Il segreto poi per vivere così a lungo, tranquillità, amore e volere bene a tutti. Ti dice.